Care cittadine e cari cittadini, è tradizione del nostro Paese che il Presidente della Repubblica, alla fine del vecchio e alla vigilia del nuovo anno, rivolga un messaggio alla Nazione. Ma di tradizione pur sempre si tratta e non di legge imperativa, e ad essa, per seri motivi, è legittimo, anzi può essere, come nel caso presente, pur anche doveroso, derogare. Nei tempi attuali e nel delicato momento presente, il mio messaggio, il messaggio del Capo dello Stato, rappresentante dell'Unità Nazionale, non potrebbe e non dovrebbe giammai essere un evento soltanto formale, quasi un mero rito di circostanza. Non certo mancanza di coraggio, o peggio resa verso le intimidazioni, ma il dovere sommo, e direi quasi disperato della prudenza, sembra consigliare di non dire in questa solenne e serena circostanza tutto quello che in spirito e dovere di sincerità si dovrebbe dire. Tuttavia, parlare non dicendo, tacendo anzi quello che tacere non si dovrebbe, non sarebbe conforme alla mia dignità di uomo libero, al mio costume di schiettezza, ai miei doveri nei confronti della nazione. E questo proprio ormai alla fine del mio mandato, che appunto va a scadere il prossimo 3 luglio 1992. Questo comportamento mi farebbe violare il comandamento che mi sono dato, per esempio di un grande santo e uomo di Stato, e dal quale ho cercato di rimanere umilmente fedele, privilegiare sempre la propria retta coscienza, essere buon servitore della legge ed anche quindi della tradizione, ma soprattutto di Dio, e cioè della verità. Ed allora mi sembra meglio tacere. Vi sarà certo altra più appropriata occasione per farvi conoscere il mio schietto pensiero ed i miei propositi. Mi duole di avervi forse deluso, ma sono certo che voi, gente comune del mio paese, vorrete comprendermi e, se lo ritenete, anche perdonarmi. Non voglio però farvi mancare questa sera, che spero di gioia e di serenità, il mio sincero e caloroso augurio a voi tutti, cittadine e cittadini delle 100 città, delle 1000 contrade di questo meraviglioso paese, con animo fraterno e sincerità di cuore, formulo i più fervidi voti augurali di benessere e di serenità per voi e per l'intera comunità nazionale. Per la nostra Repubblica auspico e dalla nostra comunità civile auguro un anno di forte impegno nella libertà e nel coraggio, per il rinnovamento della società e per la riforma delle istituzioni democratiche e repubblicane. Per mandato di voi, il popolo italiano, e con la vostra sovrana sanzione. Che Dio protegga e benedica l'Italia. Viva l'Italia, viva la Repubblica.